Marco Lomore, Nastri d'Argento, insomma, che emozione è quella di stare qui? È un premio, gli Oscar italiani, diciamolo. Guarda, è un'emozione grande, lo si dice spesso, però per me è vero perché sono candidato in veste di autore e di produttore ed è una cosa che mi riempie di orgoglio perché ho speso tanto tempo e tanta fatica per mettere su questo progetto e credo che questo sia un riconoscimento giusto per un lavoro che poi è stato anche applaudito e riconosciuto, quindi sono tanto contento. Quindi proprio una veste totalmente diversa da quella di attore, però forse diciamo che Ciro ti ha un po' portato fortuna e ti ha permesso di raggiungere il sogno, insomma, con un posto sicuro. Sicuramente devo a Gomorra la possibilità di poter essere entrato in contatto con dei produttori che mi hanno ascoltato più facilmente, quindi il mio riconoscimento a quel personaggio e a quel progetto è doppio. Però ti devo dire che questa veste di produttore, di autore mi sta abbastanza comoda, nel senso che in un futuro magari non remotissimo è quello che mi piacerebbe fare. Cos'altro bolle in pentola per te? Sono reduce dal set di Brutti e Cattivi, abbiamo finito oggi un film che uscirà nelle sale penso prima della fine dell'anno e che sarà una bella sorpresa per il pubblico, è quello che ci auguriamo tutti. Senti, l'ultima domanda non posso non fartela perché tutti si chiedono su Gomorra 3, ci sarai, non ci sarai, cosa accadrà? Ci sarà chi? Il problema è quello, chi non si sa, bisogna aspettare ancora qualche settimana. Gomorra 3 ci sarà ed è la cosa più importante perché il progetto è più importante di qualsiasi personaggio, lo dico sempre. L'ho detto anche in occasione della scomparsa del personaggio di Conte. Lo abbiamo fatto l'anno scorso con il personaggio di Donna Imma. Il progetto è molto più grande di noi, quindi non importa chi vestirà i panni dei personaggi, ma conta il progetto. Io auguro lunghissima vita a Gomorra. E noi incrociamo le dita per te per questo. Incrociamole, eccole, grazie.